Kamil Riglinski, vigilia dell'esordio stagionale in Champions League, competizione alla quale tutti quanti qui a Perugia tengono particolarmente. Partenza col botto, subito avversario di grandissimo livello, Trento, l'abbiamo già affrontato due volte questa stagione. Questa è un'altra competizione ancora, che partita sarà, Kamil? È sicuramente molto diversa dalla prima che abbiamo già giocato contro Trento qui. Mi aspetto una battaglia, credo che Trento ha niente a perdere, l'avversario più difficile credo in quella gruppa, e almeno sono contento che la prima casa è la prima partita è in casa nostra. Senti, lei già un po' anticipato te, Perugia e Trento sono chiaramente le favorite sulla carta, solo sulla carta, del girone. Proprio per questo, no? Gli scontri diretti potrebbero avere valore doppio, no? In caso di per la qualificazione. Sì, può essere, però dobbiamo pensare partita dopo partita, sai. Cano o Istanbul forse non sono forse a livello nostro, però abbiamo già visto tante volte in storia che anche quelle squadre lì possono vincere. Credo che prima pensiamo a partita dopo partita, prima proviamo a prendere punti contro Trento a vincere. Senti, voglio vincere il premio come domanda dell'anno. Dove vuole arrivare Perugia in Champions League? Guarda, tutti lo sanno, non c'è più necessità per ripetere. Senti, un'ultima cosa, come sta la squadra un giorno dal match? Qual è la condizione fisica e mentale dopo la bella e importante vittoria a Padova in campionato? Come hai detto, dopo una vittoria c'è sempre una mentalità, atmosfera molto positiva, quello ce l'abbiamo. Bene, grazie Camille.